Calcio 5, ben trovati, nuova puntata di Mondo Futsal, ovviamente in compagnia della nostra Tiziana Pitton. Ciao Tiziana. Buonasera Domenico. Presidente, una netta dimostrazione di forza da parte della sua squadra. Sicuramente era il risultato, avevamo solo un risultato per poter rimanere agganciati al primo posto e la squadra ha risposto sul campo per quelle che sono le potenzialità. Credo che forse il difetto di questa squadra che l'ha dimostrato a sprazzi, è evidente che quando sono poi delle mancanze come sono state nelle prime due giornate con giocatori come Maine e Jimenez, per noi sono purtroppo dei giocatori che alzano di molto il tasso tecnico. E il passo falso, quello vero vero, è stato fatto la prima gara di giornata di campionato col Prato Rinaldo. Lì abbiamo veramente preso sotto gamba la partita e non tanto col Colleferro, c'è stato l'episodio dell'espulsione di Jimenez dopo 27 secondi. Maine era espulso dalla giornata precedente con il Prato Rinaldo, quindi si sono concatenate una serie di episodi che hanno fatto sì che le prime due giornate purtroppo fanno sì che oggi c'è questo distacco di 5 punti con la Loa, che sicuramente merita rispetto perché veniva da 8 risultati utili consecutivi, 8 vittorie, quindi, però io credo che la vittoria sia stata, al di là di qualche piccola lamentela che ci può stare, voglio dire, sicuramente il fallo di Jimenez poteva meritare anche il rosso, ma io lo vedo più da un giallo, mi sembra almeno quello forse la sanzione più giusta, però non credo che sia quello l'episodio che poteva cambiare la partita. Io credo che avremmo comunque, eravamo entrati talmente carichi e con il piglio giusto che l'avremmo vinta comunque a prescindere questa partita. Presidente, intanto parliamo subito della novità di questa settimana, ovvero dell'accordo con la Fondazione Sandri, sicuramente un motivo di orgoglio per voi e anche per la Fondazione stessa. Ma sì, guarda, io sono entrato nello sport anche per cercare di coniugare la mia passione con quello che sono gli aspetti di sfondo solidaristico e avevo in mente già l'anno scorso di fare un accordo con Medici Senza Frontiere, poi non se n'è fatto nulla perché c'erano un po' di, oddio, c'è stata tanta di quella burocrazia che poi ha fatto sì che io perdessi un po' la pazienza e non se n'è più fatto nulla. La Fondazione Sandri mi è sembrato veramente il giusto connubio tra lo sport e una fondazione a scopo solidale, perché veramente questo ragazzo nella sfortuna è riuscito a compiere veramente un miracolo sportivo e qualcuno sorridendo mi ha detto che questo accordo è stato raggiunto un po' per la mia fede laziale, ma no, non è così, io sono laziale sì da tanti anni, ma veramente questo va al di là di ogni significato, perché veramente Gabriele ha compiuto un miracolo sportivo, quello di riunire un po' tutte le tifoserie, tant'è che si è visto anche da quello che abbiamo raggiunto questi giorni sulla pagina di Facebook, è stato un tantam, siamo arrivati nel giro di una settimana a più di 4.000 adesioni ed è veramente qualcosa di incredibile, ogni giorno cresciamo di 300-400 fan, quindi è veramente la testimonianza della bontà di questo accordo. Daniele Portelli. Al campionato, stacchiamoci un po' adesso da questa grande collaborazione e soprattutto questo grande progetto con la Fondazione Sandri. Torniamo un po' al campionato. Il passaggio a vuoto, si parla di questo passaggio a vuoto, le due partite che praticamente vi hanno fatto partire un po' sicuramente con il freno tirato. Se dovessimo ipotizzare invece che quel passaggio a vuoto non si fosse presentato, quindi ad armi pari si fosse arrivata a questa sfida con la Loa, con che stimoli il Latina avrebbe affrontato, inevitabilmente magari sarebbe scontato che il Latina avrebbe affrontato questa avversaria con un certo carattere, determinazione, ma sarebbe stata lo stesso Latina visto sabato? Io ripeto, noi avevamo veramente un solo risultato, questo sicuramente ha dato qualcosa in più alla carica ai ragazzi. Io in settimana nello spogliatoio ho capito che non serviva magari come in altre occasioni dare quel qualcosa in più per trovare gli stimoli giusti, perché mi insegni nelle partite di cartello, nelle partite importanti, gli stimoli vengono da sé. Ovvio che
ripeto, avere un risultato solo a disposizione, poi forse in loro ha fatto scattare questa molla in più per poter raggiungere il risultato. Io credo avessimo avuto una classifica alla pari o con meno punti di differenza, credo lo spirito sarebbe stato quantomeno identico a quello che poi c'è stato. Invece, soltanto per guardare rapidamente, si aspettava qualcosa di più dalle altre avversarie o sapeva che più o meno si sarebbe arrivato a questo punto? Ma io non mi aspettavo sinceramente il cammino della Loa, tutti ci hanno dato per favoriti inizio campionato, io ho detto ai ragazzi che comunque è un campionato importante, difficile, che andava guadagnato partita per partita. Non mi aspettavo veramente questa Loa, io almeno da quello che mi è stato detto un po' da tutti quelli che l'avevano incontrato prima di noi, hanno nel loro portiere un po' l'arma in più perché nel quintetto io sinceramente non cambierei nemmeno uno dei miei giocatori con loro perché sinceramente mi tengo ben stretto i miei Maina, i miei Gimenez, Avellino, Mantovani, Lazzarini, i Terenzi e via discorrendo. Ripeto, sono un po' rimasto sorpreso dal cammino della Loa perché per il resto le altre squadre. Oddio, io credo alla lunga che si creerà un distacco enorme tra noi e la Loa e il resto, perché lo stesso Prato Rinaldo oggi ha una classifica che, vedendo il roster che ha, dire, mi sembra improbabile che possa rimanere ancora lì in alto. Lo stesso Capoterra, che tra l'altro mi dicono che ha delle difficoltà, sta un po' smobilitando. Lo stesso Ariccia, che con noi, voglio dire, l'abbiamo veramente coperto di gol e si trova a un punto da noi, quindi credo che la classifica si delineerà meglio più in là. Credo che sarà una lotta, credo, a due tra noi e la Loa. Staremo a vedere, staremo a vedere. Io tornerei sul discorso del sociale. Abbiamo parlato della Fondazione Sandri con Latina Calcio 5 e ricolleghiamoci a un altro importantissimo discorso, perché questa sera è con noi Carlo Genovesi nelle vesti di presidente del Città di Latina, Oratorio Latina Scalo, ma soprattutto nelle vesti di presidente provinciale del CIPI, il Comitato Italiano Paralimpico. Ecco, illustriamo innanzitutto questa attività, Genovesi. Beh, noi ci occupiamo di persone e di organizzazione sportiva, cercando di far capire soprattutto ai genitori che lo sport aiuta queste persone a migliorarsi non solo fisicamente, ma anche a livello psicologico e come persone. È importante che queste persone partecipano alla vita sportiva, pensando che fa bene a tutte le persone normodotate e penso e credo che faccia bene anche a loro e hanno anche uno scopo di vita, perché basta pensare che dei bambini, l'ultima manifestazione che abbiamo fatto qui a Latina un anno e mezzo fa, al palazzetto dove c'erano più di 3.000 persone, con le società iscritte al CIP, dove hanno partecipato, abbiamo visto bambini in carrozzella partecipare alla partita e si vedeva nei loro occhi la gioia di partecipare, di giocare. Ecco, ci sono queste immagini che ci ha portato, che riguardano Pechino. Sì, queste sono i non vedenti, dove abbiamo vinto la medaglia d'oro. Questa di Lefondi. Vitali. Sono atleti che si impegnano in modo notevole. Per loro guadagnare un secondo è importante. E ci mettono un impegno non indifferente. Sono atleti, io li guardo con l'occhio di atleta. Sono meravigliosi perché il loro impegno, la loro forza d'animo, il loro spirito ci fa capire,
tante e tante cose. Eh sì, questo impegno da parte del CIP è proprio nel valorizzare, nel promuovere queste attività sportive. Che noi abbiamo tante associazioni, dalla mia presidenza abbiamo triplicato le società. Io mi onoro di essere delegato provinciale, presidente del CIP, e ci sto dando anima e corpo su questa attività. Perché queste persone vanno aiutate, ma non solo da parte mia, ma da parte anche delle istituzioni. Ci sarebbe da aprire un capitolo sulle strutture sportive, che dovrebbero consentire a tutti di poter partecipare, di poter svolgere attività sportiva. Questo appello l'hanno recepito i nostri amministratori, in special modo l'assessore provinciale Enrico Diero, che ha creato anche una consulta comunale dello sport e sta creando anche una consulta provinciale sempre dello sport. Bene, quindi seguiremo anche attraverso. Io quello che volevo dire era un appello, che noi conosciamo tante persone e ognuno di noi ha qualche amico, conoscente, parente, a invogliarlo a partecipare e a partecipare allo sport che più gli piace, perché oggi si può fare. Certo. E abbiamo tutte le informazioni e tutti gli allenatori e tecnici preparati proprio per dargli una mano. Bene, allora parte dalla nostra emittente questo invito a seguire, ad aderire a queste importanti iniziative. Presidente Genovesi, torniamo a parlare di calcio a 5, era assolutamente doveroso aprire questa importante parentesi. Analizziamo la realtà Città di Latina, Oratorio Latina Scalo. Innanzitutto, questo progetto come nasce, con quali ambizioni e quale momento sta vivendo adesso? Ma diciamo che noi è nata questa fusione per tanti motivi, noi l'abbiamo anche dichiarato senza fronzoli e senza inganni. Abbiamo detto per motivi non solo economici, ma anche per motivi sportivi. Unirsi due belle società che facevano settore giovanile. Noi come Città di Latina avevamo il puro settore giovanile, partivamo dai pulcini fino agli allievi. Con l'oratorio abbiamo rafforzato le squadre, abbiamo deciso di rafforzare anche la prima squadra, con tutte le difficoltà che ci possono essere allestendo una società e delle squadre. Le squadre giovanili stanno andando abbastanza bene, la prima squadra si deve amalgamare, ho piena fiducia di questa squadra perché abbiamo degli ottimi elementi, abbiamo elementi che hanno militato fin dall'inizio, quando abbiamo creato il calcio a 5 a Latina, ne è testimone anche Daniele Porcelli, che siamo partiti insieme con una cena a casa mia con alcuni amici. Quando lui tornò dalla Sardegna io lo chiamai e gli dissi ci dobbiamo vedere perché c'è un progetto. E ci vedemmo una sera e decidemmo di partire col calcio a 5. E con Genovesi, Millozza, siamo arrivati alla Serie B con grandi sacrifici, senza aiuti e senza agevolazioni, con grande fatica, dove la Serie D di allora, dove c'era anche Roberto Marti con l'allora Città di Latina, che oggi siamo noi, c'erano delle società, delle belle realtà. Ricordo con grande piacere tutte le società, l'Atletico Sud Pontino, il Pontinia, società che avevano diciamo qualche anno più di noi, ma bene facemmo sia la società di Roberto Martin e sia la nostra. Abbiamo dato spunto, e questo grazie anche alla vostra trasmissione, alla vostra TV con SL48, con Paolo Annunziata, che ringrazio ancora perché il suo contributo ha fatto crescere nella nostra città e nella nostra provincia il calcio a 5, che è stata la novità dal 2001 fino ad oggi. Questo grazie alla pubblicità, perché questa televisione entrava senza bussare in casa e la gente vedeva le partite dell'allora chiamata San Michele Calcio a 5, dopo Tecno Gar Latina, vincendo i vari campionati.
incontrando grandi squadre. Calcoliamo che allora i gironi erano minori e la bravura dei ragazzi era ristretta in poche squadre. Vincere un campionato era difficile, non era facile. Noi ci riuscimmo perché ci studiammo il fenomeno del calcio a 5 cercando di capire bene le caratteristiche dei giocatori, se no non saremmo arrivati in Serie B. Certo. E sempre con Daniele, che è testimone di questa bellissima avventura, dove effettivamente insieme all'allora i dirigenti della Città di Latina e noi come Tecnica Latina abbiamo, diciamo, creato anche delle polemiche, forse anche ad arte, per cercare di smuovere l'opinione pubblica e cercare di interessarsi a questo sport, certo, che è l'unica ancora oggi novità. Ecco, volevo, so che entrambi i nostri presidenti ci devono lasciare dopo questa prima parte di Mondo Futsal, volevo chiamare in causa entrambi per tirare un po' le somme attraverso una rapida battuta su quello che è il movimento Calcio a 5 attualmente Latina e sulle possibilità di puntare magari alle categorie superiori. Il suo club per esempio ci sta provando. Ecco, quali sono le potenzialità di questa piazza? Partiamo da Gianluca Lastarza. No, le potenzialità sono il pubblico in questi 3 anni, almeno io confesso che sono 3 anni che sono alla presidenza della Latina Calcio 5, quindi non conosco veramente la storia che mi ha preceduto. Sicuramente è onorevole, anzi fa onore a chi mi ha preceduto aver fatto tutto quello che è stato fatto fino ad ora. Io quando sono arrivato ho capito che però un po' come quando si va a teatro e gli attori sono quelli un po' che fanno il pubblico e fanno i grandi spettacoli, ho capito che oltre ai ragazzi di Latina, che erano sicuramente degli elementi validi, dovevo andare sul mercato purtroppo, che è quello che fornisce i giocatori più forti al mondo, che è il Brasile, l'Argentina, il Paraguay, insomma. E dico purtroppo tra virgolette, per arrivare a certi livelli bisogna fare investimenti importanti. Oggi essere riuscito a portare qui a Latina giocatori del calibro di Carlos Sanchez, è vero che era a fine carriera, ma credo che ha lasciato un'impronta indelebile in una città come Latina per quanto riguarda il futsal. Lo stesso Jimenez, che ha fatto 3 mondiali con l'Argentina, lo stesso Maina, che è stato convocato in nazionale argentina, Lazzarini è un giocatore che ha fatto benissimo in A1 a soli 19 anni, e ora l'evento è infinito, ho portato giocatori veramente che credo che chi è venuto a vederli ha potuto veramente ammirarli e parlarne, se ne parla a Latina. Oggi i ragazzini si fermano in giro per Latina e chiedono gli autografi a Jimenez o la maglietta a Maina, a Terenzi piuttosto che a Lazzarini. Questo credo che sia un fenomeno, come diceva Genovesi, che è l'unica novità che ancora esiste nello sport, perché con tutto il bene, il calcio a 11, la pallavolo, il basket, sono sport che sono conosciuti e in un certo modo hanno già dato, quindi è un prodotto che chi sceglie di andare a vedere lo va a vedere solo se in quel momento la squadra va bene. Quando ci sono periodi di flessioni, la verità è che il Palabianchini con il basket o col volley si svuota e si riempie, sì, a seconda dei risultati. Il calcio a 5 è uno sport che se tu intervisti 100 persone a Latina, gli chiedi che cos'è il calcio a 5, molti ti dicono ma che è il calcetto, il torneo estivo da finestra. Invece adesso inizia a crearsi un po' una cultura. Certo. C'è un potenziale sì, comunque. Sì, vede, oggi su 10 persone che le fermi qualcuno ti dice sì, so di che si tratta, il Latina, Jimenez e Maina cominciano a... E non si può fare altro che crescere, insomma. E sicuramente, voglio dire, ci sono margini di crescita enormi, certo. Quindi è importante sia dalla base che ci sono società che si impegnino a far crescere questo fenomeno, e io ritengo che poi c'è sempre un carro trainante, ci deve essere una squadra che può sicuramente dare più visibilità anche alle squadre minori. Carlo Genovesi? Ma io credo, sempre testimonianza di sia di Roberto che di Daniele, noi insomma di personaggi importanti ne abbiamo portate ad Aiosa. Penso a Calega, che ha giocato nella nazionale italiana di calcio a 5,
dove ha partecipato ai mondiali in Cina, in Giappone e in Russia. Abbiamo portato un allenatore che è stato il miglior portiere del mondo, che era Davide Calabria, che poi ho scoperto che è natio della nostra zona di Castelforte, vero o non è vero, Daniele? Tanti altri personaggi, credo Leonardo, anche se non si è comportato in modo corretto, perché i brasiliani bisogna prenderli in una certa maniera, non sono molto ma molto corretti, diciamo, non tutti. Vabbè, okay, sono... perché ogni persona, ogni paese, certo, ha quelli bravi e quelli meno bravi. Abbiamo anche portato... gli italiani, se per questo, no? Ma abbiamo portato grandi personaggi nella nostra città, perché sapevamo che per poter vincere e per poter creare i presupposti di avere una grande squadra dovevamo avere dei brasiliani, e ne prendemmo due. Se non fosse successo quello che è successo, quando noi facemmo la Serie B, noi eravamo primi in classifica il primo anno, dopo la quinta giornata. Certamente, se non fosse successo quello, dove ci hanno fatto fare il campionato invece che in casa, sempre fuori casa, e siamo andati un po' calando, poi altre cose, sì, eccetera, eccetera. Però, noi tutti ci auguriamo che una squadra della nostra città calchi la Serie A. Perché? Perché il movimento cresce, perché non siamo insensibili a queste cose, chi opera nel calcio a 5. Anche perché la nostra migliore gioventù dovrebbe partecipare al calcio a 5, perché migliora sia tecnicamente e sia a livello psicologico e tattico. Questo noi l'abbiamo capito nel 2000-2001 e abbiamo iniziato a fare la scuola calcio, pertanto noi sul settore giovanile ci abbiamo creduto fin dall'inizio. Si sono gettate delle fondamenta. Comunque. Esatto, e stiamo raccogliendo dei frutti, perché noi abbiamo dei bambini interessantissimi che già ci hanno messo gli occhi addosso squadre di Serie A e che noi teniamo calmi, perché certo, le società sono a Roma, è un sacrificio enorme, stiamo ragionando su questo. È bene procedere gradualmente con, esatto, i piccoli. E ci sono i tempi giusti per poter un bambino o un ragazzo andare a Roma, perché le società che militano in Serie A sono a Roma. Ma noi ci auguriamo che Rocca Massima Latina arrivi al più presto in Serie A, perché così possiamo crescere insieme a loro, non solo loro come società, ma noi come settore giovanile, e portare un prodotto, un vivaio, certo, a livello nazionale. Perché la federazione, la cosa importante è che la federazione sta spingendo le società a fare il settore giovanile per cercare di portare alla nazionale, far amare la nazionale con i giocatori italiani. Se sì, c'è il pubblico, se ci sono giocatori italiani, se ci sono idolo brasiliani. Pensate che alla Russia che ci sono i brasiliani, tutti di russi, importazione, vero, neri, com'è possibile? Allora, l'Italia sta cambiando rotta. Io ho parlato con l'allenatore dell'Under 21 e anche l'allenatore della nazionale di calcio a 5, abbiamo fatto un ragionamento ed è quello che noi avevamo previsto nel 2000, perciò siamo avanti. Bene, bene, con questa conclusione noi salutiamo i nostri illustri ospiti. Tiziana? Sì, salutiamo Gianluca Rastorza e Carlo Genovesi. Grazie, grazie. Clemente, questa sconfitta, come mai? Nel derby, tra l'altro. Al di là del derby, che poi è una partita tra, per quello che mi riguarda, una partita tra amici, e il risultato negativo che quest'anno stanno arrivando un po' in serie, e quindi diciamo che quello che non riusciamo a invertire è la rotta di questi risultati, però stiamo lavorando per cercare di migliorare, anche se quest'anno è particolarmente difficile perché sono 4 anni che alleno ed 11 che gioco. Quello che ci sta succedendo quest'anno non è mai successo a livello di proprio di infortuni, di mancanza per il lavoro, di studiare, chi va a cominciare a studiare, chi si è fatto male,
una serie di problematiche aggiunte al fatto che noi non abbiamo le potenzialità che hanno altre società, e ci hanno portato ad avere questa classifica attuale, che è quella che realmente meritiamo, perché è giusto, non dobbiamo né recriminare su nulla, quella è la realtà nostra e quella è quella che ci compete. L'unica cosa, ecco, questa serie di circostanze negative che non ci hanno portato, visto anche la prima parte di stagione in cui abbiamo teoricamente incontrato quasi tutte le dirette concorrenti, non ci hanno permesso di avere quel qualche punto in più che già con la rosa dell'anno scorso, che ha vinto il campionato di Serie D, avremmo sicuramente avuto. Ecco, Massimo Zaino, questa matricola sta pagando caro il salto di categoria, un impatto veramente brusco a quanto pare, traumatico. Sì, diciamo che i ragazzi stanno un po' pagando l'inesperienza. Contà che andiamo in campo sempre con 4-5 ragazzi del 90, 91, 92. Quindi siamo molto inesperti come squadra. Cercheremo di migliorare piano piano. Siamo già sabato, le ultime due partite un po' di un miglioramento c'è stato, però mancato l'ultimo pezzo, diciamo, la parte finale, la chiusura dell'azione, il gol è quello che ci manca in questo momento. Finalizzatore. Pensando all'anno scorso e alla stagione comunque decisamente diversa a livello proprio di morale, con tante vittorie, quest'anno quanto è difficile tenere l'umore alto dello spogliatoio? Perché, come detto, sta andando proprio alla grande. Ma l'umore dei ragazzi è sempre lo stesso, è sempre alto. Il problema è che ci rendiamo conto, proprio facendoci la conta negli spogliatoi, che siamo ridotti proprio all'osso, nel senso che abbiamo tante circostanze, come ho detto prima, negative, che purtroppo non ci permettono di esprimerci al meglio. Però i ragazzi sono impagabili, e per quanto riguarda proprio l'aspetto emotivo non influisce, anche perché sapevamo qual era la nostra realtà in C2, e poi, levando la bella parentesi, la favola dell'anno scorso, siamo venuti sempre da 4 campionati in cui ogni punto è stato sudato, e quindi lo sappiamo che era anche quest'anno sarebbe stato lo stesso identico modo degli altri anni, insomma. Daniele Porcelli, prima di lasciarti andare alle domande ai nostri ospiti, anche una panoramica sull'ultimo tour. No, io vorrei intanto far sorridere a Clemente, perché quelli che ti hanno preceduto, anzi che vi hanno preceduto, dopo, dalla settimana successiva, sono sempre riusciti a fare ottimi risultati, per cui nonostante adesso c'è questo momento un po' difficile, però non perdi mai il sorriso, lo fai con molta, forse è proprio la passione che ti accompagna anche con questi ragazzi che, come stai facendo notare, ti seguono sempre. Però. Sì, no, la passione rimane sempre quella, anzi, più che altro è il sapere proprio che questi ragazzi, quelli che sono rimasti a disposizione in questo momento, ne stanno mettendo tanto, quindi il problema dei non risultati a me poi alla fine interessa relativamente. Il problema è che mi dispiace per loro, perché poi ci alleniamo costantemente, siamo sempre partecipi nell'attività, nelle partite, però purtroppo sapevamo che avevamo delle difficoltà, purtroppo se ne sono create altre, mancanza di giocatori che non avevamo messo in preventivo dall'inizio dell'anno, che purtroppo ci hanno, ecco, portato ad essere ancora inferiori rispetto a quello che già potevamo esserlo l'anno scorso, diciamo. Allora, la panoramica la chiedo a Massimo Zaino. Gli altri risultati maturati, insomma, che idea vi state facendo anche di questo campionato e dei valori che sono stati espressi finora? Il risultato a sorpresa è quello che mi ha un po' stupito, quello della San Giovannese, che ha battuto Ceriara. Questo è fuor dubbio un risultato non previsto. Diciamo, il campionato, ci stanno le due o tre squadre che stanno andando bene, è mediocre come livellato, più che altro. Cioè, sta facendo bene Ginnastica e Studio, che noi l'abbiamo incontrato all'inizio, alla prima giornata, l'avevo visto che era ben impostato, e infatti vedo che i risultati stanno dando ragione all'amico Massimiliano. Lo vedo una delle favorite, secondo me, insieme all'Atletico di Scauri. Perfetto. Daniele, un commento su questo girone A. Continua indisturbata, senza ostacoli, questa Sissi Impianti, anche se nell'ultima partita ha faticato almeno un tempo abbondante prima di avere la meglio contro l'Oratorio, contro questo Città di Latina che ci prova a rimettersi un po' in careggiata.
difficile per lei poi contrastare proprio la forza di questa squadra allenata ormai, come ben sappiamo, da Claudio Coppi. Si muove alle spalle qualcosa e ormai è l'Eagles a far bene, nonostante le tante assenze si sono aggiunte proprio nelle ultime settimane, ormai a quella a cui si fa fronte in maniera maggiore, quella di Simone Racioppo, si sono aggiunte quelle di Ricci, quindi sta giocando addirittura proprio in questo pre-gara. Loro accusavano il fatto di non avere pivot, sono andati a Priverno, poi tra l'altro hanno colto un importante risultato. Vince anche il Roccasecca De Volci, anche se il Fanalino di Coda è poca cosa, molto da lavorare, quindi molte difficoltà. Bello scontro quello tra Real Latina e l'Ele Nettuno, dove la formazione di Gino D'Ammando si impone di misura contro però una squadra che sta facendo vedere alla distanza qualcosa, sta dando un leggero cambiamento, un leggero dirottamento verso proprio prestazioni migliori. Ottima invece anche la prestazione quella della Latina Scalo contro il Città di Anzio, Città di Anzio che tra l'altro adesso è alle prese proprio con la panchina, avendo rinunciato proprio prima di questa gara, Cristiano Mari ha rinunciato proprio alla guida tecnica, quindi rimettendo il mandato nelle mani del presidente Casale. Stefano, cosa aggiungere su questo raggruppamento? Beh, è stato abbastanza chiaro, Daniele. Sicuramente questa giornata ha evidenziato ancora i passi in avanti della Latina Scalo Cimile, che per me è una squadra da vedere con attenzione, da non sottovalutare, perché il lavoro di mister Maracino si sta iniziando a vedere, la squadra sta crescendo, i risultati lo stanno testimoniando. Ovviamente sarà la continuità poi a dimostrare o a confermare questo il valore attuale della squadra. Ovviamente sulla SIS c'è poco da dire, abbiamo questo oratorio che sta abbastanza in difficoltà, non è la prima sconfitta. C'è bisogno sicuramente di cambiare immediatamente rotta. Roberto, a proposito dell'oratorio, di quanto anche ha dichiarato il presidente Genovesi, ti aspettavi tutte queste difficoltà? Le difficoltà che stanno in tutti i campionati, dalla 2 fino alla Serie B, è il credo mio, di Clemente, di tutti quelli che fanno a fare campo. Io dico sempre che con le figurine ci stanno gli anni. Forse col lavoro sul campo è tutta un'altra cosa, quindi non sempre è tutto scontato, no? Che il grande giocatore poi riesce a calarsi di categoria e a imporre la legge, diciamo, la propria comunità. Clemente, tra Anzio e Nettuno vedo una realtà molto frammentata, ce ne sono tanti di club, di sodalizi, ma è un bene questo? Guarda, per quanto riguarda me personalmente no, cioè per quanto riguarda noi soprattutto, perché l'anno scorso a fine campionato avevo detto che il mio intento era quello di portare alle Falasche i vari giocatori che sono in giro per Cisterna e zone limitrofe, insomma. Però purtroppo qualcuno ha scelto l'Ele Nettuno, qualcuno forse ha scelto Artilidi, ancora non è ben chiara la situazione. E quindi sicuramente a noi, piccola società, non fa del bene, anche perché poi alla fine, se andiamo a guardare, siamo 3-4 levando l'Anzio Lavigno, che forse è una categoria, una spanna soprattutto come società. Il resto siamo delle piccole realtà che hanno solo la squadra, solo la Serie D, quindi nessuno al settore giovanile. Forse se qualcuno di noi 3-4, quando c'è stato modo di chiacchierare tra noi, avesse fatto un passo indietro, forse ci avremmo qualche risultato in più a livello di C2, sicuramente ci avremmo una squadra di medio-alta classifica per quanto riguarda i giocatori che sono in zona. Però purtroppo Massimo, è difficile mettersi d'accordo, ognuno va per la sua strada. Sono d'accordo con le parole che ha detto, queste sono cose che ci siamo detti a giugno. Io sono stato d'accordo, ho fatto un passo indietro e senza problemi, quindi da parte mia c'è stata la disponibilità e la sto continuando a dare tutti i giorni sul campo, dando una mano più possibile. Regna però la mentalità dell'orticello. Diciamo che sì, le altre società sì, sono molto radicate, cioè nel senso ognuno si guarda i propri. Basti pensare che quest'anno è uscita fuori un'altra squadra, l'Indomita Anzio, che
che poi non sappiamo, onestamente non so neanche chi sono, quindi però è uscita fuori quest'altra realtà che... Che da una parte è anche un buon segno, perché vuol dire c'è fermento, c'è, ci sono idee, sì, sicuramente, risorse. Però rimaniamo però si resta nel discorso di avere risorse, quattro però. Squadre in Serie certo. D e una in C2 che sta a mezzo piede e mezzo fuori e l'altra che forse sta rimarrà in media classifica. Mi è piaciuta la definizione che si è dato Clemente Neroni. Roberto? No, io concordo pienamente con quello che dice Clemente e come potrei non farlo perché abbiamo parecchia sintonia. E la realtà loro mi ricorda molto anche la realtà di Fundi, che Fundi potenzialmente ha due squadre che greggiano in testa della classifica. Basterebbe pensare che potrebbero fare un'endosi, come c'è stato più volte in passato questo contatto per un'eventuale unione, però ovviamente ognuno poi rimane nella propria fazione e disperdi sia forze economiche che forse proprio a livello di qualità tecnica dei giocatori. Io a Clemente volevo fare un paio di domande tra virgolette sibilline, perché ci parliamo spesso. Quest'anno nelle varie problematiche penso che hai avuto anche problemi di, e confermiamo quello che stiamo dicendo, di doppio tesseramento, e abbiamo avuto invece due perni fondamentali della scorsa stagione che stanno, uno non è potuto essere proprio confermato e presente, che forse è stato il tuo miglior giocatore dello scorso anno, parliamo di Leoni, e un altro che è stato il tuo baluardo per tutta l'anno, che magari non sta attraversando un momento proprio straordinariamente positivo. Può succedere, però inevitabilmente una squadra nuova matricola sulle due persone che magari ci hai fatto più affidamento per tutto lo scorso anno, quest'anno le hai un po' di meno a disposizione. Sì, ma quello che ho detto infatti in precedenza, il fatto che contavamo sulla base della che l'anno scorso ha vinto il campionato, con l'aggiunta di due o tre elementi che ci avrebbero fatto permesso perlomeno di lottare tranquillità per la salvezza. Invece diciamo che ci sono tanti problemi. Angelo, come tu facevi riferimento a Mangili, sicuramente ha avuto dei problemi personali, quindi non si può allenare. Gabriele Comito, che è stato il capitano per 3 anni con me, è venuto non può allenarsi perché ha problemi di studio. E Filippo Leone ha deciso di, non si sa ancora qual è la sua decisione, sembra che si sia accasato in altri liti. E Ribotta, che è stato un altro elemento importante per me l'anno scorso, anche lui per problemi di lavoro non si è mai potuto allenare, quindi ha deciso di smettere. Si sono persi un po' di tasselli. Sì, insomma. Perfetto. L'ultima domanda che voglio fare a Clemente è anche un elogio, perché oltre a come ho fatto la scorsa settimana, averlo elogiato perché si è rimesso gli scarpini e continua a farsi rispettare in mezzo al campo nonostante la sua non veneranda età, volevo elogiarlo per la grande grinta, per il grande carattere che lui mette e trasmette a tutti i suoi ragazzi, anche quelli meno esperti, e lo voglio elogiare perché lui segue a 360 gradi e ieri ha seguito anche il torneo giovanile, quindi sta seguendo anche il settore giovanile delle Falasche, quindi sì. Vorrei che illustri un po' tu la tua settimana tipo. La mia settimana tipo è uscire alle 4:30 da casa per andare a lavorare e tornare alle 2:30. Alle 4 sto al campo delle Falasche perché da quest'anno ho avuto il grosso incarico da parte della società di diventare responsabile della scuola calcio del GSD Falasche. Quindi curo tutto il settore giovanile dall'anno 2000 fino al 2006. Quindi c'è anche i numeri che sono abbastanza importanti. Quindi abbiamo 200 iscritti di queste categorie che sto gestendo con molta difficoltà perché per me è una cosa nuova, però ci sto mettendo la passione, come ho messo nel calcio a 5 ci sto mettendo la stessa passione. E forse questo è uno anche dei problemi che si sono creati quest'anno tra i tanti, che forse sto togliendo un po' al calcetto e col fatto che sono che ho qui mi sono portato appresso Massimo e quindi sto un po' lasciando un po' il calcio a 5 e lo sto lasciando un po' più a Massimo. Però si sono invertite le vesti, perché anni fa era lui che faceva il maestro e tu facevi l'allievo, adesso invece è siamo, il contrario. Siamo sì, siamo, ho preso questo nuovo incarico. Siamo insieme. Questo nuovo incarico che mi porta via tanto tempo, mi piace, perché poi è la passione mia e i bambini. Questa, certo. E ieri stavamo con Roberto qui, quindi ho
portato una squadretta di 2002, i bambini prima di tutto, di 2002 a fare un torneo, quindi... Perfetto, perfetto. Okay. Allora, parliamo anche del girone B, velocissimamente, Tiziana. Sì. Associazione Sportiva Ventotene, Virtus Cauri 6-0, Atletico Sperlonga, Olympic Marina 2-5, Maragana Gagida, Città di Minturno Marina 3-7, Olimpo Sporting Club, Old Ranch 1-0, Real Terracina, Virtus Pigno 2-6, Visfondi, Sporting Terracina 9-2, ha riposato Don Bosco Gaeta. Telegrafico, Daniele Porcelli. Fa male la testa, io... commenterei proprio così. Chi va in testa ogni settimana, sì, me li faccio. Ogni settimana chi va in testa alla classifica praticamente cade. È successo alla Don Bosco Gaeta, questa settimana è successo all'Old Ranch che perde di misura sul campo di Minturno contro l'Olympus, torna in testa alla classifica dopo tanti anni l'Olympic Marina ed è destinata tra l'altro a rimanerci per lungo. Una nota critica spetta invece alla Virtus Scauri che per la seconda volta non si presenta a un incontro, questa volta non l'ha fatto, quindi non presentandosi a Ventotene. Bene, adesso abbiamo due scalini della nostra rubrica di Stefano Scala, uno in alto, uno in basso e poi parliamo di spazio amatori, quindi se la regia è pronta andiamo con la sigla. Vai Stefano. Eh sì, lo so. Sopra mettiamo ovviamente il Latina Calcio a 5 del presidente della Starza, doveva riaprire il campionato contro la Loa, ci è riuscito, ha raccolto grande consenso da parte del pubblico, un grande spettacolo e quindi decisamente va messa sopra. E giù invece scendiamo in C2, dobbiamo andare dall'amico Andrea Palluzzi e il suo Ceriara, tre sconfitte di fila, qualcosa si è rotto forse, non sappiamo, però perdere in casa della San Giovannese è un chiaro segnale, è un pericolo questo per la squadra di Palluzzi. Perfetto Stefano, adesso è il momento invece di Tiziana, prontissima con i suoi risultati perché è il momento dello spazio amatori, un mondo che ogni sera, ogni settimana vogliamo analizzare dal vivo e in ogni dettaglio. Dunque andiamo con lo spazio amatori. Tiziana, è il momento del campionatone. Sì. Campionatone.com, Girone A, Don Luca, Alessandro Style, Progetto Ortopedria 13-1, Alfio Snob, Macelleria Iachetti 6-6, Dolce Notte, Ristorante La Catena 8-5, Mipe Arredamenti, Caffetteria Azzurra 8-3, Panificio Ciammaruconi, Online Caffè 6-2. Classifica, Alessandro Style e Dolce Notte a 12 punti, Alfio Snob a 10, Panificio Ciammaruconi a 9 e chiude la classifica Caffetteria Azzurra che è ancora a 0 punti. Il cannoniere è Rastic Marco con 13 reti. Campionatone.com, Girone B questa volta, Don Luca, Balzarani Studio Grafico, Rara Bellezza 4-0, Barbandelloni, Dacci un Taglio 4-0, FG Cugini, Partiamo 10-3, Patria Team, Menossi Marmi 3-8, SP Buffons, Top Dancing 2-11. Classifica, Top Dancing a 12 punti, FG Cugini e Barbandelloni a 9, Balzarani Studio Grafica e Rara Bellezza a 6 punti, chiude la classifica Dacci un Taglio che è ancora a 0. Andiamo a vedere il girone B, Don Luca, la classifica marcatori, che c'è Seccafiene Simone della Top Dancing che è a 12 reti, Segala Davis che è a 14. Questa è la zona Pontina League invece, che vede Amici di Rocco, Ludwin Pub che è finita 10-4, Artigianato Bonpam, AC Il Presidio 10-1, Deportivo La Provincia, Tabacchi 2000 4-14, Olimpo della Birra, Songeo 10-2, Propis Terzo, Gran Mouse, La Dolcezza 5-0, ha riposato Latina Fiori. Classifica. Propis Terzo e Amici di Rocco ancora a 12 punti, Artigianato Bonpan 12, Olimpo della Birra 9, Latina Fiori 7, chiudi la classifica, AC Il Presidio, Deportivo La Provincia ancora a 0. Anche qui abbiamo i marcatori, Napolitano Davide dell'Olimpo della Birra a 13 reti, Barcella Davide a 12 che è della Latina Fiori. Questo è il terzo campionato oratorio, San Massimo la settima giornata.
FC Biancospino Black Devil 2-0, FC Del Malto GS Ragaglia 1-3, FC Original Jeskal All Stars Team FC 5-5, Jeskal United Dinamo White 7-1. Classifica, FG Original Jeskal a 17 punti, chiude la classifica la Dinamo White a 1 punto. Ci siamo, dai. Quasi finito. Abbiamo la classifica marcatori, Campagna Daniele dell'FG Original Jeskal a 14 reti e Morelli Mattia a 11 reti. Dopodiché abbiamo il girone Borgo Carso, che vede Amatori Borgo Carso Andiamo 9-9, Ditta Rocco Alberto Zebroni del Borgo 5-8, FC Bombolese Astri Costruzioni 6-7, Pizzeria Reginella PAM 9-5. Classifica, Zebroni del Borgo 12, Astri Costruzione 9, Pizzeria Reginella 6 con FC Bombolese, Ditta Rocco Alberto 4, Amatori Borgo Carso 4, Andiamo 2 e PAM che è ancora a 0. Abbiamo il capocannoniere di questo girone che è Favero Emanuele con 12 reti. Ci siamo. Credo aver prima di lasciarvi, rubo la scena a Tiziana, vi ricordo www.mondofutsal.net con una grande novità: a partire da sabato ci sarà il live dei campionati di Serie D e Serie C2. Buonanotte a tutti.